Buonasera a voi tutti, amici di Tau TV e della mia Romanità. Bentrovati a questa nuova puntata che è anche vigilia di Europa League. Proprio per la terza fase a gironi ne parleremo, ovviamente, perché domani la Roma scenderà a Londra a giocarsela contro il Fulham prima del girone, anche se poi nel campionato di fatto si trova al 12° posto. Ne parleremo con i nostri ospiti qui in studio. Prima però, come ovviamente facciamo in ogni puntata, presentiamo il nostro volto femminile, la salutiamo, quindi stiamo parlando di Claudia Borioni. Buonasera Claudia. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri ospiti studio e buonasera al nostro pubblico a casa che ci sta seguendo. Presentiamo ovviamente i nostri ospiti, partendo dalla mia destra e a seguire Giorgio Martino. Buonasera Martino. Buonasera, Mister Luciano Tessari. buonasera. Buonasera Mister. E Guido Ugolotti. Buonasera Guido. Buonasera Ovviamente voi potrete a tutti. Beh, anche lui interagire mister, con noi, cioè Mister Guido sempre Ugolotti, mister, assolutamente, intendiamo assolutamente. l'onore. Allora dopo sveleremo il perché questa sorta di confidenza da parte del alla sottoscritto. vigilia di una partita in Inghilterra e due mister ci siamo cautelati con due Ci mister, siamo siamo entrati in clima, meglio due tutelati alla che grande, uno. direi, siamo Tutelati alla entrati grande. in clima londinese. E allora, prima di parlare proprio di Rosetti, della sua poi di fatto sospensione, anche se. Sicuramente è stata una pessima direzione arbitrale e quello che colpisce di più in negativo è la ripetitività di certe situazioni. È vero che in ogni partita un arbitro può sbagliare, umanamente può sbagliare, ma se è umano sbagliare diventa diabolico il perseverare, cioè questa coincidenza di eventi per cui ogni volta che c'è una partita a San Siro con la Roma diretta da Rosetti succede sempre un qualche cosa di strano, un qualche cosa di particolare, un qualche cosa che lascia quello che tu prima definivi il malumore nell'ambiente giallorosso. È successo troppe volte, era successo già altre quattro volte in precedenza, per cui che una quinta volta andando a San Siro ugualmente ti ritrovi queste situazioni, beh, francamente comincia a preoccupare, ripeto, non perché l'errore non sia umano, sicuramente umano, come hanno cercato di giustificare i dirigenti del Palazzo degli Arbitri, a partire da Nicchi che cercava in qualche modo di equiparare l'errore di un arbitro con l'errore di un calciatore che sbaglia un gol più o meno facile davanti alla porta o che sbaglia un calcio di rigore o un portiere che fa una grossa papera. È vero, c'è l'umanità dell'errore, però quello che ha colpito è il fatto che Milan-Roma, finale di Coppa Italia a San Siro, fu quella partita che poi finì con l'espulsione e le corna di Cassano. Inter-Roma di Coppa, di Supercoppa finì con una serie, vero che alla fine vinse la Roma 1-0, ma finì con una serie di decisioni assolutamente inaccettabili. Inter-Roma dello scudetto del 2008 finì in quella maniera oscena che tutti ricordiamo con la mancata espulsione di Burdisso, allora interista, e invece l'espulsione di Meksès. E ieri appunto quest'altro, cioè troppe volte si è ripetuto questo errore, per cui se è lecito sbagliare dal punto di vista umano, è lecito però cominciare a fare cattivi pensieri o a preoccuparsi se l'errore si ripete in questa maniera così reiterata. Questo che è importante. Ma voglio dire, è possibile che questi arbitri sbaglino in questo modo e continuamente in questo modo? Mi sembra strano, e nessuno mai prende provvedimento verso gli arbitri quando sbagliano. Addirittura mister Allora. Rosetti in casa, quindi a Roma, non arbitra più da 3 anni. Ci fu una partita dove in 20 minuti mi sembra annullò tre reti, no? Alla Roma, ecco. Quindi diciamo già da lì si creò un L'ultima precedente. partita fu un derby. Esattamente, ultima partita fu un derby. No, ma voglio dire, il regolamento non importa a nessuno il regolamento, c'è un regolamento del calcio o no? Certo. E allora non viene fatto rispettare da chi deve essere fatto rispettare? Dagli arbitri, no? Allora cominciano gli arbitri a far rispettare il regolamento, altrimenti possiamo, siccome non vedono questi falli, è difficile vederli. Se noi facciamo un'analisi in una partita ci sono tre o quattro calci di rigore, i calci da fermo, calci d'angolo, tutte queste cose qua, lì c'è sempre un rigore per parte ogni volta che c'è un'azione di queste. Allora,
leviamo il regolamento del gioco del calcio, mettiamo il regolamento del rugby, non so, che si può prendersi per braccia, si può prendersi per le gambe, si può darsi le gomitate in faccia, si può entrare a gamba tesa, lo sappiamo tutti, lo sanno i giocatori di ambe le squadre, lo sa il pubblico, lo sa i presidenti, e siccome non vedono, gli arbitri sono messi lì per vedere, e quando non vedono, allora c'è l'errore umano. Che vuol dire l'errore umano? Perché era un errore umano vedere, non vedere quel rigore lì, l'ha preso, per, non dico per il collo, ma quasi, con la mano lì l'ha trascinato per 5 metri così. Io non è possibile, lo chiederei a un grande attaccante della Roma, qual è stato Guido Golotti, che poi tra l'altro, ecco, prima volevo puntualizzare il perché di tanta confidenza, no, Giorgio Martino con Guido, perché Guido di fatto è stato poi il mio, tra virgolette, primo idolo, no? Calcisticamente parlando, perché quando ebbi 12 anni vidi subito, mi gustai subito una doppietta in un lontano ormai, primo aprile del 79, Roma Vicenza 3-0, doppietta appunto di Guido Golotti. Allora tu che hai calcato, quindi svelato un po', penso, di un giocatore. Purtroppo io ho avuto proprio all'inizio della carriera diversi infortuni che mi hanno fermato, e sicuramente dopo questi infortuni era in campo, c'era un altro Golotti, perché soprattutto il primo infortunio in Francia, mi ha tenuto fermo, sì, in Francia per circa 4 mesi, e di conseguenza quando sono tornato qualche cosa si perdeva all'epoca. Non era come oggi che certi interventi riuscivano alla perfezione, i tempi di recupero erano molto più veloci. All'epoca si doveva stare molto tempo fermo, e l'infortunio alla caviglia che ebbi in quel periodo e subito dopo, quando andai in prestito ad Avellino, l'infortunio al ginocchio, indubbiamente sono stati due infortuni. Contro la Roma poi, mi sembra, no? Se non il destino alla sorte, ecco, proprio tante volte contro la Roma. Comunque vorrei ringraziare delle belle parole di mister Tessari, perché all'epoca era un po' la valvola di sfogo, era, perché chi non giocava molto spesso qualche piccola diciamo recriminazione l'aveva, e lui era la nostra valvola di sfogo, era, perciò doveva sopportare tutte le nostre foto. Assolutamente, ce n'è una appunto, le vedremo tra pochissimi istanti. Ce n'è una appunto istanti, in cui c'è un ingresso in campo a Perugia, era la mia seconda partita in Serie A, in cui in prima posizione c'è Agostino Di Bartolomeo e alle spalle c'è proprio il sottoscritto, e questo è un argomento, ecco, una foto che mi è rimasta molto nel cuore per tutte le vicissitudini che ci sono. No, ma era per dire quanto bene voleva ai ragazzi il mister Lidl. Ah, no, ma quello fu un periodo. Lui era innamorato dei giovani, innamorato quando riuscivano, che riuscivano, sì, come diceva lui. Come entriamo quindi in studio dando il ben trovato e la buona serata a un grande amico, un grande tifoso giallorosso, ma soprattutto un ex grande calciatore della Roma, Aldo Maldera. Buonasera, Aldo. Buonasera a tutti. Buonasera a te e ben trovato, come stai? Bene, bene, grazie. Ecco, allora, un periodo trascorso In Grecia, un'esperienza vissuta in Grecia col Panionios, raccontaci un attimo di quello che è stata la tua esperienza, che poi non dovrebbe essere ancora del tutto conclusa. No, diciamo che non è conclusa, perché l'impegno è di 3 anni, fermo restando che uno può anche sciogliere il contratto come clausola, qualora io avessi un problema in Italia senza andare in altre società. Certo. Credo che dopo un anno veramente vissuto bene, con una ottima esperienza, così, ma in base all'età sono giovane, però conto probabilmente di avvicinarmi a casa, nonostante sono stato veramente benissimo, ed sì, è un'esperienza che non avevo mai fatto, è stata molto bella. Bene, Aldo, noi in studio abbiamo Giorgio Martino, mister Luciano Tessari, che insomma conosci troppo bene, e Guido Golotti, che sono qui a fianco a me. Sono tre personaggi che conosco bene. Scuso per i due, ma in modo particolare il maestro Tessari. Certo, certo. Tante volte in radio avete avuto opportunità di sentirvi, no? Anche in diretta per i nostri ascoltatori. Mister Tessari, se vuole approfittare, ovviamente questo vale anche per Giorgio Martino e Guido Golotti. Aldo è un altro dei ragazzi nostri, uno dei ragazzi d'oro del mister. Certo. Un grande ragazzo, un altro figlioccio, un altro bravo...